È stato arrestato nel giro di poche ore dai carabinieri di Prato l'uomo che ieri sera ha ferito in via dei Fossi un consulente cinese di 25 anni, ora ricoverato in prognosi riservata al Santo Stefano. Si tratta di un albanese di 32 anni, residente a Montale, pregiudicato. Dovrà rispondere di tentato omicidio premeditato. Individuata anche l'altra persona che era con lui al momento del ferimento, si tratta di un italiano residente a Campi Bisenzio che poi ha collaborato con gli investigatori. Recuperato anche il coltello usato dall'albanese. Lama 10 cm di lunghezza e 4 di larghezza, che ha confessato di aver comprato ieri mattina la misticheria di Montale proprio pensando all'incontro di lavoro che avrebbe avuto nel pomeriggio con il cinese. Una costituire una società insieme per il riciclaggio e la rigenerazione dei tessuti, un'attività secolare qui in Prato città. Soltanto non sono riusciti ad ottenere un accordo, la discussione per quanto riguarda gli elementi e diciamo, le modalità di costituzione della società non erano ben chiare, non si capiva il quantum, i soldi che li doveva mettere. Alla fine l'albanese si è innervosito particolarmente, aveva un coltello al seguito e ha attinto al petto l'imprenditore cinese. L'uomo ha tirato fuori il coltello e ha colpito il 25enne sul